La caratteristica fondamentale delle nostre istituzioni sociali è nella necessità di autopreservarsi. Quando si ha a che fare con una società, una religione o un governo, l'interesse principale è quello di preservare l'istituzione stessa. Ad esempio, l'ultima cosa che vuole una compagnia petrolifera è l'utilizzo di energia al di fuori del suo controllo, in quanto rende quella compagnia meno importante per la collettività. Allo stesso modo, la guerra fredda e il crollo dell'Unione Sovietica era in realtà un modo di preservare e perpetuare l'egemonia economica globale riconosciuta agli Stati Uniti. Allo stesso modo, le religioni condizionano le persone facendole sentire colpevoli delle loro inclinazioni naturali, proponendo la propria retta via per il perdono e la salvezza eterna. Al centro di questa autopreservazione delle istituzioni abbiamo il sistema monetario, perché è il denaro che fornisce i mezzi per il potere e per la sopravvivenza. Perciò, come una persona povera potrebbe essere costretta a rubare per poter sopravvivere? È un'inclinazione naturale fare tutto ciò che serve affinché un'istituzione possa continuare a generare profitti. Questo rende intrinsecamente molto difficile il cambiamento delle istituzioni basate sul profitto, in quanto non solo metterebbe a rischio la sopravvivenza di un gran numero di persone, ma anche gli stili di vita lussuosi che la ricchezza e il potere garantiscono. Perciò la paralizzante necessità di preservare un'istituzione senza avere riguardo alla sua importanza sociale ha origine principalmente dal bisogno di denaro. È importante sottolineare che, nonostante il sistema sociale, che sia quello fascista, socialista, capitalista o comunista, i meccanismi sottostanti sono ancora il denaro, il lavoro e la competizione. Il comunismo in Cina non è meno capitalistico degli Stati Uniti. L'unica differenza è la misura con cui lo Stato interviene nelle imprese. La verità è che il monetarismo è il vero meccanismo che dirige gli interessi economici di tutte le nazioni del mondo. La manifestazione più aggressiva di questo è il sistema della libera impresa. Perché il fatto è che, sia che si stia parlando di smaltire rifiuti tossici, che di gestire un'impresa monopolistica o di diminuire la forza lavoro, la motivazione di fondo è la stessa, il profitto. Sono tutte diverse fasi del meccanismo di autodifesa del sistema, che mette sempre il benessere delle persone dopo il profitto monetario. Perciò la corruzione non è soltanto un sottoprodotto del monetarismo, è il suo elemento fondamentale.